Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianmarco Novi, classe 1977, vivo a Monza e sono un attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle. Ho deciso di candidarmi premier del Movimento in quanto, come tutti voi, sento il disagio di vivere in uno Stato che non mi rappresenta più, dove si sono susseguiti governi illegittimi che ci hanno sempre di più reso sudditi. Ritengo il Movimento 5 Stelle l'unica forza in grado di cambiare questa situazione e sento il dovere di fare tutto ciò che è nelle mie possibilità e mettere al servizio la mia volontà per cambiare le sorti di questo paese. Il mio impegno ovviamente sarà quello di realizzare attraverso il governo e il Parlamento tutti i punti del Movimento 5 Stelle, punti del programma che sono stati realizzati grazie alla piattaforma Rousseau e grazie alla partecipazione di decine di migliaia di cittadini. Mi impegno a portare all'attenzione del governo e del Parlamento il tema dell'istituzione di una moneta di proprietà dello Stato, di una moneta di proprietà dei cittadini. Quindi non più lo Stato italiano che si indebita con banche private per la realizzazione di beni e servizi e di opere pubbliche, ma una banca di Stato di proprietà dei cittadini che emette la moneta necessaria all'espletamento di queste funzioni. Inoltre mi impegno a portare all'attenzione del governo e del Parlamento l'istituzione dei referendum non soltanto abrogativi e consultivi, ma anche legislativi. In questo modo si dà la possibilità ai cittadini di vedere realizzate le leggi che dai cittadini sono volute. Questo attraverso un processo che permette, con un'ampia discussione, di capire i pro e i contro dei temi portati come referendum e senza il quorum, in quanto è uno dei principi del Movimento 5 Stelle: chi partecipa decide. E il quorum, così come è oggi in Italia, è un incentivo alla non partecipazione. E inoltre mi impegnerò affinché l'azione di governo e del Parlamento sia incentrata alla piena realizzazione della Costituzione italiana. La Costituzione italiana, una delle più belle del mondo, ad oggi non è completamente applicata e questo lo vediamo in quanto non tutti quanti i diritti dei cittadini vengono rispettati. Pensiamo ad esempio al diritto al lavoro, pensiamo al diritto alla casa, pensiamo alla reale capacità contributiva dei cittadini. Quindi un altro dei miei impegni come Premier del Movimento 5 Stelle sarà quello di realizzare pienamente la Costituzione italiana. Un altro tema di cui voglio parlare in questo breve video è quello dell'introduzione del concetto di antispecismo. Cosa significa? Ad oggi abbiamo una visione antropocentrica della società in cui per quelle che sono le necessità dell'uomo si permette di infliggere sofferenze e ingiustizie nei confronti di altri esseri viventi. Questo non ci permette di essere pienamente una comunità. Ricordiamoci che uno dei principi del Movimento 5 Stelle è che quello che per stare bene bisogna essere una comunità coesa e la comunità comprende anche gli altri esseri viventi che vivono con noi su questo pianeta e tutto quanto l'ecosistema. Ecco, questo brevemente per dirvi quelle che sono, diciamo, le mie priorità. Ovviamente ci saranno priorità contingenti che verranno affrontate attraverso la consultazione con il governo, col Parlamento e con il nostro elettorato, con gli strumenti che abbiamo, strumenti che sono strumenti di democrazia partecipativa. Io vi saluto, vi lascio a un buon voto e vi invito a venire a Italia 5 Stelle dove avremo la possibilità di conoscerci. Un abbraccio a tutti, viva il Movimento 5 Stelle, l'unica forza che sarà in grado di fare risorgere questo paese. A presto.